Siamo a Bolzano, ai campi del Bolzano Club. Questa è la prima quadrangolare, un torneo di calcio che vede coinvolti i detenuti con un permesso premio, contro gli avvocati, contro il personale della struttura penitenziaria e coinvolge anche la squadra Gruppo Sportivo Excelsior. Noi abbiamo pensato che lo sport, così come il lavoro, la religione, la scuola, potesse essere la leva del trattamento giusta per cercare di stimolare nei detenuti, nella popolazione detenuta, quella sensibilità che stiamo cercando faticosamente di costruire nel nostro percorso in carcere. È ovvio che lo sport diventa una leva di inclusione sociale, diventa il fattore probabilmente più tangibile per loro di reinserimento sociale in un contesto difficile come quello che è il carcere di Bolzano. Allora, quando si parla di carcere e la società, bisogna individuare come bisogna immaginarsi queste due linee parallele che vanno in una direzione. Chiaramente queste due linee non si incontreranno mai proprio perché sono parallele, però si possono avvicinare. Avvicinandosi queste linee parallele inizia la comunicazione, comunicare con il resto praticamente della società. Più vicine sono e più facile praticamente viene la comunicazione. Questo è molto importante. Quando la società è vicina al carcere significa anche dare speranza a tutti coloro che sono dentro.